Abbiamo una mostra di Picasso e abbiamo una mostra di Picasso e la modernità spagnola. Che vuol dire questo? Il titolo sembra facilmente comprensibile, ma dobbiamo pensare che le principali opere di Picasso hanno un secolo e che la modernità spagnola non è diversa da altre esperienze della modernità internazionale, perché la modernità è un flusso generale. Come pensare questo? Abbiamo pensato di parlare di come era Picasso veramente come artista nel senso del moderno e quali sono le principali poetiche, apportazioni, riflessioni, tendenze che la modernità spagnola fa. In che periodo? Per un periodo chiaramente moderno. Vogliamo cominciare nel 1910, perché è il momento che Picasso arriva a Cadaqués, in la Catalogna, e fa la prima sua opera veramente di pittura pura cubista. E abbiamo una opera, un busto di donna con questa data che serve per cominciare plenamente. E dove arriviamo? Tutto il mondo conosce la guerra civile spagnola e questa tragedia immensa che abbiamo vivuto. La tragedia, la guerra, la terribile dittatura di Franco, tutte queste cose sono reali. Ma il lavoro degli artisti si continuava. Gli artisti lottavano e le esperienze della sensibilità si continuavano. Abbiamo pertanto una mostra con la coscienza della contemporaneità sul Picasso, sulla modernità spagnola da 1910 a 1963. E come raccontare questo? Abbiamo deciso che vogliamo raccontare le esperienze le più significative, che riunire artisti, creazioni, opere che non hanno voluto essere un movimento, un ismo, ma che hanno una stessa sensibilità. Parliamo di Picasso sotto un aspetto di Picasso che è quello che si deve parlare, credo, oggi, no? Il Picasso diverso, il Picasso che fa cose diversissime, che mai si vuole rendere a una unica direzione, che prende dal punto di vista stilistico, dal punto di vista iconografico, dal punto di vista psicologico, un tema, un assunto, e lo fa trasformarsi per tutta la sua vita.